Salve a tutti, verifico che io stia registrando, sì, ok, possiamo andare avanti. Allora, mi sono arrivate diverse domande relative alla scuola, diciamo concorso scuola, ma ormai tante domande sono proprio relative proprio alla scuola, non solo il concorso. Allora, la prima domanda di un vostro collega è inerente al fatto, mi dice, professore, mi può spiegare meglio le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa? Quindi, funzioni strumentali al POF. Questa era la domanda. Allora, la risposta è che per realizzare e andare incontro alle finalità istituzionali della scuola, considerando il regime dell'autonomia, secondo l'articolo 33 del 2006, il patrimonio professionale dei docenti deve essere valorizzato ai fini di 1. Realizzare e gestire il piano dell'offerta formativa dell'istituto. Realizzare e gestire il POF d'istituto. Secondo punto, realizzare progetti formativi con enti e istituzioni esterne alla scuola. Progetti formativi con enti e istituzioni esterne. Pertanto, alcuni insegnanti diventano dei punti di riferimento nelle aree strategiche per la scuola e sono individuati per svolgere come risorse utilizzabili della scuola e quindi diventano delle funzioni strumentali. Questi docenti, funzioni strumentali, vengono identificati e deliberati dal collegio docenti, quindi possono essere o proposti o ci si candida e il collegio docenti delibera le funzioni strumentali, che ovviamente sono dei colleghi, si chiamano funzioni strumentali ma non sono degli strumenti. Ovviamente tutto ciò deve avere coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. Spesso voi vedrete che si parlerà ancora piano dell'offerta formativa, ma è ovvio che esso viene redatto ogni 3 anni e quindi nel POF ne vengono definiti i criteri di attribuzione, il numero e i destinatari. I docenti che diventano funzioni strumentali al POF sono risorse da utilizzare per finalità istituzionali della scuola, quindi le funzioni strumentali al POF, fatte queste premesse, e torno a bomba sulla domanda, funzioni strumentali al POF sono risorse con finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia. Un'altra domanda. Un docente può impartire lezioni private? Questo è semplice. Insegnante
o impartire lezioni private? Risposta è sì. Però ci sono delle restrizioni. Sì, virgola, purché gli studenti non siano alunni della propria scuola o istituto. Ne intendono effettuare esami nell'istituto, cioè se gli studenti frequentano lo CEPU però poi vanno a fare gli esami di fine anno in una determinata scuola, le lezioni private assolutamente non può farle l'insegnante perché ovviamente entrerebbero in conflitto di interessi. Nel caso si impartiscano lezioni private ad alunni quindi estranei alla scuola, bisogna informare il dirigente scolastico. Quindi bisogna, scrivo preside per fare prima, informare il preside di suddetta attività eventualmente informando i nominativi e la provenienza degli studenti. Ok, l'autorizzazione non deve essere chiesta in maniera preventiva. L'obbligo è solamente di informare, quindi non è che bisogna chiedere il permesso, ma è differente la questione. Va solo informato il dirigente scolastico per attività di lezioni private in ambito extrascolastico. Il dirigente può vietare il fatto che si facciano lezioni private una volta che ha sentito il consiglio di circolo o di istituto, nel caso in cui l'insegnante si dedichi in misura tale alle lezioni private da influire sul funzionamento della scuola. Cioè, un insegnante magari smette di lavorare e lavora solo per le lezioni private. Ma è una cosa che non accade quasi mai. Quindi, secondo la legge 144 del 1999, potrebbe in via definitiva poi, se vieta l'assunzione di lezioni private, ammesso anche il ricorso al sindaco, al presidente della provincia, se in maniera definitiva si stabilisce che non si possono, che quel determinato studente non può fare lezioni private, deve smettere. Ovviamente nessuno studente può essere giudicato da insegnanti con i quali ha svolto lezioni private. Vediamo qualche altra domanda. Ah, questa è interessante. Terza e ultima domanda. Chi decide essenzialmente l'orario settimanale? Chi decide l'orario settimanale? Guardate, relativamente al concorso, queste domande potrebbero uscire per il quiz. A mio avviso, le ultime, queste due, l'insegnante può impartire lezioni private, chi decide l'orario settimanale, assolutamente nella prova, nel concorso ordinario non ci saranno, ma a mio avviso non ci saranno nemmeno le funzioni strumentali, perché alla fine, gira che ti rigira, la prova scritta sarà costituita da quesiti nei quali si parlerà di spiegare determinati argomenti, quindi andrà sul nozionistico, però mediante l'utilizzo di specifiche
metodologie didattiche piuttosto che in funzione di particolari esigenze quali alunni BES. Scusate, piuttosto mi è stato fatto notare che errato è una forma parlata in realtà del Nord Italia. Io ho lavorato nel lontano 2011 come ingegnere e il mio capo di dipartimento, in realtà non era un capo di dipartimento, era un direttore della qualità della logistica, usava il piuttosto che. Io ovviamente, avendo questa figura anche di spicco all'interno di questa azienda, di questa società che mi parlava così, diciamo che ho avuto fede che il modo di parlare fosse assolutamente corretto. Mi è stato fatto notare, assolutamente è giusto, soprattutto noi che siamo insegnanti, adottare un linguaggio corretto. Il piuttosto che significa oppure, non significa o, non è il vel latino, o. Quindi o significa anche che possono coesistere entrambe le condizioni. Quindi adesso che l'ho detto, avevo promesso di fare massima attenzione anche al mio parlato, perché il mio parlato nel momento che qualcuno dovesse prendere appunti, potrebbe questo qualcuno prendere appunti in maniera erronea, errata, allora è giusto che io mi corregga. Io ringrazio tantissimo per gli errori che mi fate notare. Allora, per rispondere alla domanda a chi compete la materia della distribuzione settimanale dell'orario, allora i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo e ATA. Appartiene all'ambito delle materie di contrattazione integrativa a livello di istituto. E quindi vengono stabiliti e disciplinati nel contratto collettivo. Alla fine dei giochi è il dirigente scolastico che approva o modifica l'orario anche a seconda delle esigenze che gli sopraggiungono. In quanto l'orario di servizio è un atto di gestione, in linea di massima è il personale ATA, il quale il più delle volte, se la scuola è organizzata bene, cerca di, mediante un'email, cerca di assecondare le richieste di tutti, anche se ormai, si cerca. Cioè, molte scuole lavorano dal lunedì al venerdì e il sabato è giorno libero per tutti. Nelle scuole in cui si lavora 6 giorni su 7 si cerca di andare incontro soprattutto alle esigenze extrascolastiche dei docenti, e quindi anche si va incontro alle esigenze professionali o familiari. Molte volte, insomma, si creano contrasti proprio a causa di questo e vi posso dire che poi il sabato viene dato di norma, viene data anche priorità ai docenti con più anzianità, perché magari, che ne so, per amicizia, perché sono lì da più tempo. Non vi sto dicendo che è giusto, ma vi sto rispondendo alla domanda, cioè come funziona poi concretamente. Bene, mi si è staccato il pennino, sono cose che possono capitare durante le dirette live. Tanto sapete che io non cancello nulla del video. Che altro dire? Il personale ATA si fa mandare delle email, non avviene sempre, anzi non avviene quasi mai. Cerca di andare incontro a tutte le esigenze e decide l'orario. Di solito non ci dovrebbero essere troppe ore di buco, cioè non si può dare una prima e poi quinta ora. Di solito si cerca di evitare di mettere troppe ore insieme, cioè dalla prima alla quinta, che ne so, se proprio un giorno si devono mettere 4 ore, si possono mettere prima, seconda e quarta, quinta, ad esempio. E ripeto, adesso il sabato è ormai libero per tutti. Ho fatto prima a rispondere verbalmente, tanto questa era una domanda secondo me soprattutto per. Cioè, me l'avrà fatta sicuramente un insegnante di ruolo o probabilmente qualcuno che è interessato, cioè aveva delle perplessità, forse per questioni con la scuola. Bene.
con questo è tutto, io vi porgo un caro saluto e alla prossima.